I miei alloggi. Un po' tetri. No, non tetri. Austeri. Semplici. Romani. Io sarò il braccio destro del nuovo governatore, Valerio Grato. Arriverà fra giorni con altre due legioni. Quel che dicevano è vero. L'imperatore deplora la vostra azione. La ribellione nel vento sarà soffocata. Ma tu e la famiglia siete fuori causa. Dopo il governatore vengo io e tu sei mio amico. Sono un giudeo. Oh, sei quasi un romano. Che hai in comune con la feccia che schiamazza qui? Feccia? È il mio popolo, ne faccio parte. Bada, sta attento. Il mondo è di Roma, se vuoi viverci devi farti parte di esso. Sei cambiato. Sono cresciuto. Ho visto il mondo in tutti questi anni. Ho visto Roma. E ti dico che non a caso un piccolo villaggio in riva al Tevere fu scelto a reggere il mondo. Con le legioni? Non soltanto con quelle. Altri paesi sono armati, ben armati, lo so, li ho combattuti. Oh no. No, il fato ci ha scelto a dare la civiltà al mondo ed è giusto. Le nostre strade e navi allacciano ora tutta la terra. Architettura, legge e lettere romane sono gloria dell'umanità. Io ho fede nel futuro del mio popolo. Sì, è giusto. E puoi aiutarlo. Come? Sei un aristocratico. La tua famiglia porta un nome illustre. Sei stimato dal tuo popolo. Sei ricco e potente. La tua reputazione è intatta. E il popolo ti ascolterà se parli contro la rivolta. Persuadi il tuo popolo che resistere a Roma è stupido. È peggio che stupido. Futile! Perché ha una sola via d'uscita, la fine del tuo popolo. Io avverso la violenza. Tutti lo sanno, io ho parlato contro e lo farò ancora, ma... Allora d'accordo.